ritrovati a tutti, io sono Gian Lorenzo Comandini, responsabile di Radio FM e vi chiedo scusa se per un po' di tempo siamo un po' mancati, sia anche con le dirette o con gli aggiornamenti sulla pagina Facebook o quant'altro. Avete già potuto vedere la versione bella del nostro nuovo sito internet. Oggi siamo qua nella nostra nuova sede e poi faremo magari un video backstage su come la stiamo improntando e tutto, quindi come studio di registrazione, come studio multimediale all'avanguardia. E iniziamo con un nuovo format che speriamo vi possa piacere, in caso lasciateci sotto i commenti come lo vorreste cambiare oppure no. Sono qua con la nostra Alessietta. Saluto. Saluti, ben trovati su Radio FM, bentornati e mi accodo alle scuse di Zatarra per questa piccola danza, ma era molto in progress, quindi ci stiamo organizzando per rendere ancora più interessante e corposo il palinsesto della radio. Ottimo. E sono anche qua con il nostro buon Valerio, responsabile del Dipartimento Lavoro. Buonasera a tutti. Gli volevamo offrire un paio di birre, il problema è che il nostro birro è così potente che la componente ghiacciale è incastrata dentro, quindi oggi niente birre. Però è giusto così, perché così no, rimani. È giusto che non ci siano i birre, perché così possiamo parlare seri e senza alcun problema. Io vi lascio, vi prendo il mio posto come al solito in regia e vi saluto. Allora, come diceva la nostra regia, bentornati sui canali di Radio FN e oggi affronteremo un problema decisamente serio per una grossa fetta di categoria di lavoratori. E abbiamo qui ospite il nostro Valerio Ernale, che è il responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Politiche Sindacali. Ci parlerà di questa situazione abbastanza difficile in cui versano i lavoratori, che sono una grossa categoria che va tutelata. E Valerio, parlaci della situazione appunto della Ericsson, cioè cosa è successo e perché sta facendo scalpore questa situazione. So che ne avete parlato con SILLAI, che è il Sindacato Nazionale Italiano, e spiegaci cosa è successo. Allora, niente, semplicemente in questi giorni la Ericsson, la multinazionale svedese che noi tutti conosciamo, ha avviato un processo di sistemazione nazionale, di riorganizzazione nazionale della pianta organica di tutta la struttura. Questo ha portato alla decisione di eliminare circa 215 lavoratori della pianta organica. Alcuni di questi lavoratori, ben 44, hanno già ricevuto via email la comunicazione di licenziamento. E la cosa paradossale è che molti di loro l'hanno ricevuto in tarda serata, quindi la mattina dopo si sono comunque recati al lavoro perché non hanno avuto modo di leggere le email e hanno scoperto di essere stati licenziati al momento in cui hanno trovato che il loro page era stato disattivato. Quindi alla richiesta di informazioni dei lavoratori è stato risposto se è stato licenziato dall'ufficio del personale. È una cosa gravissima perché si va così a mancare rispetto al dipendente sia come lavoratore ma anche come persona, cioè una comunicazione fatta di mail è qualcosa di grave senza un preavviso. E questo è solo l'inizio di questa riorganizzazione della pianta organica. Si prevedono 315 licenziamenti sulle varie sedi di Liguri, di Roma e di Milano e probabilmente saranno ancora altri licenziamenti subito dopo quest'estate. La cosa paradossale è che l'Ericsson che sta licenziando automaticamente da un lato licenza e dall'altro lato continua a tenere i fondi pubblici. In questo momento ha detto su due bandi di concorso, da parte dello manager dello Stato, di cui uno è il primo, e c'è una torta da spartirsi di quasi 200 milioni di euro. Quindi un paradosso: da una parte licenza per motivi organici, e dall'altra continua a percepire soldi da parte dello Stato. E l'errore è stato fatto che nella stesura di questi bandi che ha partecipato l'Ericsson, ma che riguardano anche altre multinazionali che stanno percependo fondi da parte delle regioni, dello Stato, dei vari ministeri,
non è stata emessa una clausola a salvaguardia poi dei lavoratori che sono impiegati in queste strutture. E noi come sindaci, oltre a dare la nostra solidarietà a questi lavoratori, siamo pronti a mettere a disposizione i nostri uffici legali, la nostra esperienza in materia sindacale e di essere pronti a scendere in piazza e aderire a qualsiasi manifestazione, a qualsiasi iniziativa sia fatta affinché si tutelino questi lavoratori, perché la cosa grave, principale, poi fondamentalmente, è che mettere sul creare nuovi disoccupati, quindi altri 315 per chissà quanti disoccupati in questo periodo così grave di crisi occupazionale ed economica, diventa un danno non solo per i lavoratori dell'Ericsson, ma per tutto la nostra nazione. In questo periodo si stanno assistendo a diversi licenziamenti da parte di molte aziende e quindi molti di questi purtroppo sono anche ultra quarantenni e ultra cinquantenni, quindi persone che difficilmente si riescono a ricollocare visto l'evoluzione del mercato del lavoro. Ormai si preferisce prendere tramite lavoro atipico ragazzi magari in prima occupazione, perché per assurdo 12 anni a livello retributivo e contributivo costano meno di un 50enne, e quindi questa situazione è grave da più punti di vista e si va ad unire a tante gravi situazioni che si stanno creando adesso nel nostro paese, su cui il governo sta osservando senza intervenire, perché una situazione del genere non è una situazione che nasce nel 2017, ma è una situazione che nasce nel 2008, quando ci furono i primi finanziamenti e successivamente i primi licenziamenti di Ericsson. E su queste situazioni governi e sindacati maggiormente rappresentativi non sono intervenuti prontamente, e quindi di conseguenza sono colpevoli di non aver preso in tempo la situazione, e quindi complici dell'Ericsson della situazione che si andrà a creare. Noi, tra l'altro, chiediamo in questi giorni manderemo una lettera anche al governo in cui chiederemo che si prendano delle precauzioni anche per quanto riguarda il gettito di questi fondi e di creare delle clausole, appunto, come dicevo prima, che tutelino chi lavora per questi finanziamenti, non più di finanziamenti a pioggia, senza poi tutelare chi verrà impiegato e che da un momento all'altro potrebbe ritrovarsi dopo anni di occupazione in uno stato di disoccupazione molto grave. Questa in sostanza è la situazione Ericsson. Notizia di ieri, il telegiornale raccontava che la disoccupazione in Italia è scesa credo all'11%, ma questo non c'è ancora, anzi sono solo dati appunto notizi del giornale che c'è in Italia. Come si pone e quale posizione prende e prenderà il momento forse di cui sei responsabile del lavoro e lo stesso sindaco, cosa faranno? Cosa se ne prenderanno? Allora, cosa ce l'hai anticipato? Sì, allora, in sostanza i dati ipotesi che sta fornendo il governo riguardano sì un calo dell'occupazione, ma se si va a vedere nel dettaglio parliamo di lavoro a tempo determinato, parliamo di lavoro interinale, parliamo di lavoro atipico, quindi forme di lavoro che non sono un lavoro costante e duraturo nel tempo. Quindi se da una parte possiamo essere ottimisti su questi dati, dall'altra parte dobbiamo considerare che è un lavoro che tra qualche mese questo dato potrebbe cambiare nuovamente. Anche perché è vero che c'è un aumento di occupati, ma c'è anche un aumento una diminuzione di chi sta cercando lavoro, ovvero i giovani italiani sono mai sfiduciati nei confronti delle istituzioni, nei confronti del mondo politico, e stanno cercando lavoro, purtroppo è cominciato di nuovo il fenomeno dell'immigrazione dei giovani italiani, adesso che parliamo di immigrazione verso il nostro paese, quando invece abbiamo un gran numero di ragazzi, soprattutto provenienti dal sud Italia o da paesi più piccoli, quindi con un tasso di industrializzazione molto più basso, ci sta di nuovo una partenza verso paesi dell'estero, ovviamente molti stanno verso l'Inghilterra, verso l'Australia, in cerca di occupazione, perché in Italia non riescono a trovarla.
La nostra posizione è chiaramente dura nei confronti del governo italiano, perché non ha saputo prendere determinate tempestivamente delle regolazioni per evitare e scongiurare questo problema, duro nei confronti dell'Ericsson, che comunque ha mancato di rispetto, non aveva tutte le procedure che normalmente si hanno per un percorso di licenziamento, risultando anche assente al tavolo di concertazione organizzato dalla Regione Liguria. E allo stesso tempo ci domandiamo perché un governo che si impegna così tanto per salvaguardare i diritti degli extracomunitari, per garantire loro una collocazione sociale, un lavoro, sta dimenticando che chi sta subendo la disoccupazione, chi sta in questo momento soffocando per la crisi occupazionale, sono i giovani italiani. Questa è la posizione di Forza Nuova e del sindaco. Noi attiveremo tutte le nostre vie affinché venga rimessa al centro della discussione politica i lavoratori italiani, il lavoro e le famiglie italiane. Passiamo sempre all'iniziativa di questi giorni, visto su Facebook, una citazione di una categoria che è molto legata, molto presente all'interno delle discussioni sindacali, ma che è totalmente assente dalla propaganda nazionale sui genere, che sono gli agricoli, che in realtà dovrebbero essere i più, non dico popolati, ma i più tutelati, perché l'agricoltura sta morendo. E notizia di questi giorni è la sommossa in Puglia, quindi questi percentuali di potere agricoli in Puglia. Ci può dire di più di questa? E se sì, magari si espanderà in tutte le aree, cioè se c'è una confederazione, se vogliamo dire così, o se ci sarà un'unione di tutti gli agricoltori in Italia. Allora, la situazione agricola, noi già in passato come Forza Nuova ci siamo occupati del problema dell'agricoltura, soprattutto con l'insegnamento della Lega della Terra, per quanto riguarda il fenomeno del caporalato, per lo sfruttamento del percentuale agricolo in Italia. E anche in questo caso abbiamo attaccato i sindacati confederali, perché sono complici del fenomeno caporalato, spesso addirittura sono i protagonisti del caporalato. Quello che sta succedendo in Puglia, in provincia di Foggia, della regione, è stata una bellissima iniziativa che è avanti dalla locale sezione di Forza Nuova, che ha con l'appoggio dei contadini locali ha protestato nei confronti delle aziende agricole, ma anche delle istituzioni, per chiedere maggiore tutela nei confronti dei